7 Sirolax, Gasparello Verde in sediolo. Questa peraltro è soltanto la seconda corsa per driver professionisti di questo convegno che più avanti vedrà anche la finale del Palio e il TQQ. E siamo dunque al momento della quinta corsa di Palermo, indigene di 3 anni, è il momento sempre delicato dell'accelerazione per lo stacco iniziale, allineamento soltanto discreto, i cavalli vanno sulla retta di fronte ed ecco il momento dello stacco. Parte molto bene Sax del Ronco che vuole per così dire cancellare un periodo poco felice. Dall'esterno però è partito più sollecitamente del solito Sirolax, che si presenta subito sulla capofila, però Sax del Ronco è una che potrebbe anche provare a reggere, vedremo un po'. Grande partenza anche di Stuart Blonde, Mimmo Zanca in questa partenza dalla seconda fila è un autentico specialista. Con Stuart Blonde si è sistemata in posizione di rincalzo ai due di testa con Sirolax che insiste, preme e alla fine tende a passare, ma siamo curiosi di vedere il parziale. Sicuramente si è speso parecchio in questi primi 600 metri, e infatti io ho 44 piuttosto scarsi, quindi andatura sollecita con il favorito Sirolax in avanti, tallonato da Sax del Ronco e Stuart Blonde, ovvero le due cavalle che in sede di presentazione ho segnalato come quelle capaci senza errori di correre con profitto. In quarta posizione ha steccato il 4 di Sol Entufrente, mentre prova una difficile avanzata all'esterno il numero 11 di Samira Ron. I cavalli si apprestano a raggiungere i 500 metri finali con Sirolax che ha preso un po' in mano, filtra all'interno di Sax del Ronco il 12 di Stuart Blonde, mentre si è un po' affievolito lo slancio di Samira Ron, errore di Stuart Blonde che ha forse tentato un varco molto difficile e adesso Sirolax deve stare attenta a questa Sax del Ronco che potrebbe anche essere pericolosa in retta di arrivo. Vediamo un po', ci prova Cesare Ferranti nell'attacco al battistrada che però sembra poter controllare senza grossi problemi. Sbaglia anche Samira Ron sul palo, vince dunque il favorito Sirolax nei confronti di Sax del Ronco e del compagno di colori Sol Entufrente. Ebbè, ha dovuto fare un tempo attorno all'1,15, forse anche un pelino meno, Sirolax per portare a casa questa bella vittoria. Gasparello Verde in sediolo, 1,20 la quota al totalizzatore. Ricordo che il numero 7 è legato dal rapporto di scuderia anche con il numero 4 e con il numero 8. I colori sono quelli della BIMAG SRL. Davvero buona la prestazione di Sax del Ronco che è tornata a correre bene dopo un lungo periodo poco felice, mentre con diligenza Sol Entufrente ha portato a casa la terza moneta. Andiamo a verificare sul traguardo, dovrebbe essere proprio lui, e così è infatti a prendere questo terzo posto. Dunque in numeri 7, 3, 4 l'ordine d'arrivo naturalmente ancora ufficioso della quinta corsa di Palermo.